Sale la tensione in Venezuela alla vigilia del voto per eleggere la nuova assemblea costituente voluta dal presidente Nicolás Maduro. L'opposizione ha annunciato che non riconoscerà la validità della votazione e ha invitato tutti a scendere in piazza. Una sfida diretta all'ordine imposto dal presidente di non manifestare. Si apre così il fine settimana di fuoco del paese sudamericano tra Maduro, che vede questa elezione come l'inizio di una nuova fase di pace e giustizia per il paese, e l'opposizione che la considera un colpo definitivo alle istituzioni democratiche. Risultato: un paese ridotto alla fame, scosso da 114 giorni di manifestazioni e 113 morti, praticamente quasi uno al giorno. L'ultimo un ragazzo di 18 anni ucciso a San Cristobal davanti a un liceo dove domenica sarà installato un seggio elettorale. Su ordine del presidente la capitale rimarrà blindata fino a martedì per evitare che la protesta blocchi il regolare svolgimento delle votazioni. A schierarsi dalla parte del fronte anti-Maduro, la vicina Colombia ha fatto sapere che non riconoscerà la validità delle elezioni. Il vicepresidente degli Stati Uniti, al telefono con il leader dell'opposizione, Leopoldo López, ha espresso la solidarietà degli USA al popolo venezuelano.